E oggi continueremo il discorso, riprenderemo il nostro discorso sul crogiolo dello stregone inserito nei quattro canti del mondo e andremo a definire i quattro canti del mondo. Iniziamo parlando alcune cosette. Questa settimana ho avuto delle sollecitazioni da parte essenzialmente da un amico di Mogliano che ha fatto 17 anni di yoga. Il quale mi ha detto: ma perché non ci troviamo, non ci incontriamo in qualche occasione? Poi, parlando con un altro amico di Mogliano che pratica sognare, anche lui è abbastanza d'accordo nel trovarci, nel vederci, nel parlarci. Per cui, per tutte le persone che sono fra Mestre, Mogliano, il sud di Sì, beh, Treviso. io ricordo sempre che anche noi ci troviamo regolarmente ogni settimana nell'Alto Vicentino, perciò se qualcuno vuole fare due chiacchiere, può benissimo farsi vivo. Anzi, quell'occasione do a chi può essere interessato il mio numero di cellulare, che allora è Francesco 0338 3197720. Il più delle volte troverete una segreteria, logicamente, perché non ho il tempo di stare materialmente sempre al cellulare, però. Se chiamate, io poi vi richiamo, mi lasciate il numero telefonico o mi fissate un appuntamento. Noi di solito ci troviamo il venerdì, dalle 8 fino a mezzanotte, l'una, poi dipende sempre dalla voglia, anche di più, anche di meno. Comunque, se qualcuno lì nella zona di Bassano, Marostica, tiene, vuole fare quattro chiacchiere con noi, parecchi soci dello studio si trovano ogni venerdì e di conseguenza chiamate pure. E di conseguenza ci possiamo trovare, conoscere, approfondire degli argomenti, perché tante volte tanti argomenti vengono annunciati in trasmissione e poi non vengono neanche curati o non vengono approfonditi. Se qualcuno che è interessato si può fare in maniera privata, senza grandi impegni, si fa mangiare una pizza, si fanno quattro chiacchiere e ci si conosce. Sì, beh, l'idea di fondo sarebbe questa. Io sono di Marghera, no? Per cui chiaramente la zona più vicina sarebbe quella che va da Treviso a, diciamo, a Chioggia fino a Padova, limite. Niente, l'idea sarebbe quella di trovarci a mangiare una pizza un giorno al mese, cioè stabilendo un giorno al mese e conoscendoci. Naturalmente si fa la romana, per cui non esistono nessun impegni, non esistono nessuna cosa, e si vede cosa può emergere o cosa viene fuori. Perché abbiamo visto, c'è un amico tipo Franco di Jesolo che non avevo capito il senso della sua telefonata l'ultima volta e mi scuso con lui. Cioè, in pratica lui vive il lavoro dei campi, il lavoro sui campi come se fosse una battaglia, come se fosse una sfida continua. E lui quella sera mi ha detto: sai, forse non viene gelo, per cui stanotte non devo dare acqua sui campi. Per cui lo vive con un impegno veramente eccezionale ed è una via al paganesimo molto potente. Poi c'è un'altra amica che è riuscita a trovare le mani, è riuscita a sviluppare il sognare, insieme ad altri amici che sono riusciti a sviluppare il sognare. C'è un amico tipo il poeta Lucente che è un goliarda e vi assicuro che vivere la vita da follia controllata da goliarda è forse più difficile che non in altri modi. Cioè esistono tutte una serie di. Poi c'è un altro amico ancora di Mogliano che si è fatto 17 anni di yoga e che lui dice: io vivo la vita come se fosse un combattimento, come se fosse una sfida. Cioè esistono tutte queste vie molto diverse che sono tutti aspetti del paganesimo, no? Sono Sì, esatto, non esiste una via unica, perciò. Tutte determinazioni che possono avere un momento di incontro, di confronto e di scambio di sensazioni che secondo me può essere importante. Chiaramente a chi non interessa, va bene, insomma, non è mica niente di particolare. Comunque, se qualcuno intende partecipare a questo che è solo abbozzato, è solo un'idea d'abbozzo, non è un'idea precisa, cioè è solo un'idea. Se qualcuno vuole partecipare a questa idea, non fa altro che darmi un colpo di telefono a casa. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, vi do due indirizzi. Il mio indirizzo attuale che è Via delle Vignole 4 Marghera e l'indirizzo che fra un mese mi trovate che è sempre a Marghera è Piazzale Parmesan 8. Cioè praticamente è Marghera Piazzale Parmesan 8, che sarebbe all'inizio per chi è pratico Marghera di Via Trieste, il vecchio Piazzale Autostrada, tanto per parlare con quelli di Marghera. E niente, se questa idea vi può andar bene, mi fate un colpo di telefono e vediamo cosa riusciamo a combinare. Naturalmente non c'è niente di programmato, non c'è niente di fissato, non c'è nessuna idea a priori se non le trasmissioni che vengono fatte qua. Vi ricordo che
alcuni membri dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti si ritrovano a Marostica ogni venerdì ed è possibile partecipare anche a quelle. Dipende poi dalle sollecitazioni che ci sono. Cioè, può darsi che trovate la serata di un certo tipo, la serata di un altro tipo, però non ha importanza. L'importante è che ognuno porta il suo e porti le proprie tensioni e il proprio modo di essere. E riesca a trovare le tensioni che più collimano con le sue. Per cui questi sono i due punti di incontro, diciamo, che un po' alla volta stiamo cercando di far Sì, funzionare. vero, anche perché lo scopo è questo qua, cioè di far circolare certe informazioni, certe notizie. Cioè lo scopo degli incontri per noi proprio non è uno scopo rigido, è uno scopo di dire, cioè, ognuno compie delle ricerche, delle conoscenze. E logicamente queste conoscenze, se uno se le tiene per lui, sono insomma fine a se stesso. Certe volte delle informazioni che gli altri hanno in possesso, che sono superflue, sono necessarie, sono in più, possono essere utili per gli altri. E potersi incontrare per dibattere di certe tematiche, per organizzare anche proprio, diciamo, certi studi, è fondamentale proprio perché permette di fare dei salti di livello, cioè nel senso che tutti devono percorrere una certa via. Se su questa via troviamo parecchi ostacoli, la via diventa difficoltosa. Certe volte la mancanza peggiore è la mancanza di conoscenza, di informazioni, anche di testi. Cioè, una cosa che noi facciamo molto spesso è quella di scambiarci di informazioni su case editrici, libri, iniziative, in maniera tale che se la cosa non interessa direttamente alla persona che ne ha conoscenza, c'è qualcuno che ha bisogno di quelle informazioni e poi ne farà l'uso migliore, insomma. Questo proprio è lo scopo minimo proprio che si prefigge. Normalmente in stregoneria e in paganesimo si trova sempre ciò che si cerca, non ci sono problemi per questo, l'importante è cercare Sì, ma e infatti. dopo si incontra al momento giusto quello che serve. Bene, data questa introduzione, doverosa, un'altra cosa, ho ricevuto qui in radio una lettera anonima di una persona che mi ha scritto le preposizioni dell'Anticristo di Nietzsche, cioè le 5-6 preposizioni che sono alla fine del libro L'Anticristo di Nietzsche. Alla legge contro il cristianesimo di Sì, la Nietzsche, sì. legge contro il cristianesimo. Queste qua sono cose che sono strasuperate per me, cioè praticamente appartengono a un'altra epoca, anche se l'intento che le spinge, cioè la forza che le spingeva, è molto simile a quella che sviluppiamo noi, cioè esistono delle correlazioni, però sono completamente diverse. Cioè quella di Nietzsche e la forza che spingeva Nietzsche è una forza diversa da quella che spinge noi. Però la fonte da cui le due forze traggono origine è la stessa, per cui non mi interessa riproporre Nietzsche come non mi interessa riproporre nessun filosofo se non in maniera strumentale. Esatto, sì, ma Cioè, infatti è io un non. bagaglio che uno si porta, sono degli strumenti che uno utilizza, però questo non significa assolutamente diventare dei ripetitori, dei testimoni Esatto. o della gente, o dei dimostratori di un certo filosofo. Cioè, tutte cose vanno utilizzate, ma non vanno utilizzate proprio come strumenti. Per cui anche se voi trovate molte cose che noi diciamo in altri filosofi, in altri testi, in altre cose, sicuramente quello che noi diciamo non è assolutamente nuovo, non è scoperto da noi perché noi scopriamo l'acqua calda, è solo messo in ordine da noi. Cioè, noi alcune cose sono nostre e nessuno ce le può togliere, alcune cose ci derivano dalle relazioni che noi abbiamo costruito, altre cose derivano anche dalla conoscenza della filosofia, dalla conoscenza che ci sono arrivate e che noi utilizziamo, per cui noi non siamo i creatori dell'universo, noi siamo gente che vive nell'universo. Va bene, cominciamo la trasmissione di Sì. oggi allora. Dunque, l'altra volta scorsa c'è stata una pausa, diciamo, una pausa con l'amica Roberta, a cui abbiamo concesso, fatto, diciamo così, questa specie di confronto. Anche se la Roberta si definisce assolutamente libera e senza legami, io so leggere nell'animo umano in modo molto più profondo di quanto si possa pensare, anche se tutto sommato la mia morale, mi vieta di fare apprezzamenti diversi da quelli che la persona si offre. Cioè, se una persona mi dice io sono Mandrake, io tratto quella persona come se fosse Mandrake, uso il termine Mandrake come usavo da ragazzino io. Comunque, se non altro, riconosciamo la Roberta e non solo il coraggio, ma la dignità e proprio la freschezza umana, quella di aver voluto fare un confronto per riuscire a capire certe cose che alcune persone invece che usano la truffa per sottomettere gli esseri umani non hanno avuto né il coraggio né l'intenzione né la possibilità morale di fare.
Riprendiamo il discorso oggi e oggi riprendiamo il discorso del crogiolo dello stregone inserito nei quattro canti del mondo. Andiamo a definire, finiamo la definizione dei quattro canti del mondo. Vi ricordo che nell'altra trasmissione abbiamo definito i due canti del mondo riferiti alla ragione e i due canti del mondo riferiti alla consapevolezza, alla conoscenza, alla magia, all'alterazione della percezione. E le definizioni che abbiamo dato nell'ultima trasmissione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo l'avevamo intervallata dall'inizio del crogiolo del male. Nel crogiolo del male, nell'ultima trasmissione, abbiamo parlato di come si costringe un bambino a considerarsi al centro del mondo. Bene, nella trasmissione di oggi invece vedremo come il crogiolo nei quattro canti del mondo implica necessariamente non considerarsi al centro del mondo, cioè togliersi dal centro del mondo. Mentre noi facciamo questo, non siamo più al centro del mondo, cioè mentre noi fondiamo il nostro crogiolo con quello di un'altra conoscenza, di un altro essere con cui entriamo in relazione, non siamo più al centro del mondo, o non pretendiamo di esserlo. Non siamo i padroni del mondo, non possiamo più costringere qualcuno o illuderci di essere al centro degli interessi dell'esistente. Noi ci riconosciamo attori nel mondo, assieme a un numero infinito di attori. Con tutti loro recitiamo la nostra parte nella sfida per costruire l'esistenza. Noi siamo parte del grande gioco delle trasformazioni per costruire il nostro divenire. Il nostro divenire non è quello di soggetti individuali separati dal mondo, ma procede con tutti gli dèi che ci circondano, in quanto noi stessi siamo dèi. Possiamo chiamarli per percorrere dei tratti assieme fondendo i crogioli attraverso l'intento nei quattro canti del mondo. Possiamo soccorrere lo sviluppo delle loro determinazioni mentre crescono dentro di noi, ma non possiamo, in quanto dei, essere o ritenerci padroni di dei. Noi possiamo essere dei perché ci siamo tolti dal centro del mondo. Non possiamo più illuderci di essere padroni creati ad immagine e somiglianza di un presunto padrone bestemmiatore. Ricordo che per i Vangeli Gnostici di Giovanni Apocrifo il bestemmiatore era il demiurgo, cioè il creatore. E per conseguenza la nostra percezione può accedere all'Olimpo degli dei e spaziare con essi. Ogni volta che costruiamo una relazione la costruiamo attraverso i quattro canti del mondo. Vogliamo convenzionalmente usare i quattro punti cardinali per indicarli? Se si vuole adottare questo sistema per visualizzare, diciamo che il polo nord è dato dalla ragione di un soggetto, mentre al polo sud mettiamo la ragione di un altro soggetto con cui si entra in relazione. Diciamo che l'est è la consapevolezza di un soggetto e l'ovest la consapevolezza dell'altro soggetto. Affinché questo schema possa funzionare in modo elementare, è necessario stabilire che uno dei soggetti siamo noi, in quanto essere umano, e l'altro è un soggetto appartenente ad una specie della natura, un altro essere umano o un essere appartenente a qualunque altra specie, ma sempre della natura. Il nostro crogiolo può coincidere con un altro essere della nostra specie. Diverge tanto più quanto più ci allontaniamo dalle specie affini, e ancora di più quando usciamo dalla natura. I quattro canti del mondo possono essere disegnati su un piano quando la relazione è fra esseri della stessa specie. Quando si tratta di esseri di specie diverse, la direzione è uguale, ma la posizione è su un piano diverso. Immaginiamo che dal polo nord tracciamo un cerchio che partendo dal nord ritorna al nord, un cerchio enorme. La ragione degli esseri esistenti si colloca in un punto di questo cerchio. A seconda del punto in cui si colloca la loro ragione, ogni specie si distingue dall'altra. Non c'è dunque una croce ad indicare l'intersecazione dei quattro canti del mondo, ma due cerchi che si intersecano, uno proprio della ragione e l'altro della consapevolezza. Ogni specie si caratterizza da due punti che la individua in entrambi i cerchi. In stregoneria, questi cerchi appaiono come la sfera dell'universo in formazione, la sua consapevolezza. Ogni essere può scegliere come spostare il proprio punto di ancoraggio quando la consapevolezza diventa intento, ma questo è un altro discorso.
Per il momento è sufficiente fermare il discorso sul come si colloca il crogiolo nei quattro canti del mondo. Usiamo i quattro canti del mondo nella maniera più semplice, la relazione piana. Toglierci dal centro del mondo. Nel momento in cui riconosciamo che quanto ci circonda è un divino uguale a noi, se non altro nell'esercizio delle sue determinazioni, noi ci siamo tolti dal centro del mondo. Una volta che ci siamo tolti dal centro del mondo, noi cominciamo a fare i nostri interessi. I nostri interessi non consistono nell'impossessarsi del mondo, ma nel costruire delle relazioni. Quando noi ci siamo tolti dal centro del mondo, il mondo non deve più temere da parte nostra il saccheggio. Io non taglierò più gli alberi tanto per tagliarli, ma solo per quanto mi serve. Non ucciderò tanto per uccidere, ma solo nella misura in cui mi serve. Non danneggerò il mondo se non come trasformazione della mia esistenza. Non lo posso più fare in quanto riconosco che quando danneggio, danneggio degli esseri divini le cui determinazioni li portano a percorrere un cammino di eternità. Il mondo circostante non dovrà temere che io lo distrugga o partecipi alla sua distruzione, ma mi trova come alleato, alleato al divino circostante all'interno della specie nella quale vivo. Se io taglio gli alberi per mio uso, ne pianterò e ne favorirò la crescita, perché questo fare coincide con i miei interessi. Al contrario, quando io obbedisco ad ordini di tagliare gli alberi, li taglierò perché sono stato pagato per farlo o mi hanno ordinato di tagliarli, al di là che questo serva o meno, magari solo per lasciarli marcire. Nella misura in cui io mi oppongo o non partecipi o ancora partecipi ad ostacolare le cause che portano a tagliare indiscriminatamente gli alberi, sarò un alleato per lo sviluppo del circostante. Io mi sono tolto dal centro del mondo nel momento stesso in cui ho riconosciuto il mondo circostante formato da coscienze e consapevolezze come me, quando ho trovato più vantaggioso camminare assieme al mondo anziché appropriarmi del mondo. Togliermi dal centro del mondo era un elemento del mio crogiolo, un elemento attraverso il quale io combattevo la supremazia della ragione sulla consapevolezza. Togliersi dal centro del mondo non è in nessun altro crogiolo che non sia quello della specie umana, comunque non di tutti gli esseri umani, solo di quelli sottoposti all'orrore delle religioni rivelate. Un'imposizione il cui fine è imporsi alla consapevolezza dell'essere umano per impedirgli di uscire dalla sua descrizione del mondo. L'essere umano fagocita questo elemento del crogiolo in due fasi distinte. La prima, quando riconosce che la sua ragione è elemento del suo essere e non padrona del suo essere. La seconda, quando l'individuo scopre che quanto lo circonda è cosciente di sé ed agisce per svilupparsi attraverso le relazioni. Il togliersi dal centro del mondo è elemento del crogiolo, la cui attuazione permette all'individuo di liberarsi dal condizionamento educazionale. Il togliersi dal centro del mondo è la rimozione del più grande ostacolo che il condizionamento educazionale pone per bloccare lo sviluppo dell'essere. Il crogiolo dell'essere umano si inserisce nei quattro canti del mondo, in questa situazione storica, attraverso il togliersi dal centro del mondo. Cioè, solo in questa situazione storica, in queste condizioni, il togliersi dal centro del mondo diventa elemento da pensare, elemento da praticare. Non è detto che in futuro possa essere ancora così. Gli esseri divini che ci circondano riconoscono il nostro essere divino solo nel momento in cui ci siamo tolti dal centro del mondo. Gli esseri divini devono necessariamente essersi tolti dal centro del mondo, in quanto, in caso contrario, non saprebbero riconoscere il divino che li circonda. Si penserebbero padroni e signori di altri esseri, pretendendo che costoro agiscano per i propri bisogni, in funzione di quanto pensano sia il loro divenire. Nel momento in cui riconosciamo il divino che ci circonda, il divino che ci circonda non è al centro del mondo, è parte di noi. Quando alcuni esseri umani incontrarono un aspetto del circostante che, spacciandosi per divino, invia messaggi o inviti a sottomettersi o di esaltazione soggettiva, si tratta di coscienze che o non si sono tolte dal centro del mondo
o giocano all'onnipotenza per costruire sottomissione. Quel tipo di presunto divino trasmette i propri messaggi soltanto a chi non si è tolto dal centro del mondo, ma che sfruttando altri elementi del crogiolo o spontanee inclinazioni riesce ad alterare la percezione. Ad esempio, Maitreya trasmette i suoi insegnamenti a Krishnamurti, perché Krishnamurti è stato educato a pensarsi incarnazione di un dio padrone. Quando Krishnamurti si accorge di non essere l'incarnazione di un dio padrone e si toglie dal centro del mondo, Maitreya tace. In compenso la sua attenzione può spaziare nel divino che lo circonda, diventandone parte. Questo genere di preteso divino non può assoggettare nessun essere che si è tolto dal centro del mondo, in quanto un essere umano, proprio per essersi tolto dal centro del mondo, ogni trasformazione e ogni mutamento deve essere momento di costruzione del proprio divenire. L'assoggettamento è sempre distruzione del divenire. L'assoggettamento produce sempre reazioni violente da parte di chi si è tolto dal centro del mondo. Il crogiolo che costruiva l'individuo si formava iniziando dalla struttura del crogiolo, composto dalla filosofia e dagli occhi con cui l'individuo guarda il mondo, e proseguiva con la costruzione del bastone dello stregone. Nei quattro canti del mondo il crogiolo dell'essere umano inizia col togliersi dal centro del mondo. Togliersi dal centro del mondo ci ha permesso di riconoscere il divino circostante. Prendiamo ad esempio un albero di qualunque specie. Anche l'essere albero è formato di ragione e consapevolezza. La ragione è propria dell'essere albero e la consapevolezza di quell'albero è relativa al suo divenuto. L'essere albero non parla, dunque non descrive, ma percepisce gli elementi della nostra descrizione, come la pioggia. L'essere albero assorbe i sali della terra per vivere ed io colgo i frutti di quell'albero per mangiare. Mangiare è un atto descrivibile dalla ragione umana e necessità descritta anche dall'albero che concentra le sue forze per soddisfare i suoi bisogni. Mangiare è un atto legato ad esseri di entrambe le specie, divenuti all'interno della natura. Sia che l'esigenza dell'essere albero di assorbire i sali e gli altri nutrimenti della terra, che la mia di mangiare i frutti, si esprimono come esigenza della ragione di essere divenuti all'interno dell'essere natura. Per cui quando io vedo, per esempio, la tensione dell'essere albero mentre sta cercando i sali, io lo raffiguro nella ragione come l'albero che mangia. Quando diciamo che la ragione è la capacità di descrivere oggetti, ci riferiamo all'aspetto umano della ragione. A mano che ci allontaniamo dalla specie umana, gli elementi di contatto all'interno della ragione diminuiscono. Diminuiscono al punto tale che la ragione, fra le varie specie della natura, è determinata dalle relazioni fisiologiche. Questo non perché si interrompe il cerchio nel punto sul quale fissiamo la nostra ragione, ma perché da quel punto noi ci allontaniamo. Una ragione ci è tanto più estranea quanto più ci allontaniamo dal punto in cui la specie umana ha fissato la sua ragione. Allora, come avviene la relazione con gli altri esseri di ogni altra specie? Attraverso il cerchio della consapevolezza. Si può girare lungo tutto il cerchio della consapevolezza e si troveranno sempre elementi di contatto. La discriminazione negli elementi di contatto è determinata dalle scelte soggettive, dagli interessi e dalla forza dell'intento che ci attraversa. Ipoteticamente possiamo relazionarsi con ogni consapevolezza, sia che questa sia tanto grande da perdersi dentro, sia che sia tanto piccola che noi la comprendiamo. L'interazione con l'essere albero non può avvenire attraverso la ragione, ma attraverso la consapevolezza. Attraverso la ragione possiamo tagliare l'albero, togliere i frutti, concimarlo, potarlo. Tutte queste azioni fatte attraverso la ragione hanno dei riflessi nella consapevolezza e nelle relazioni della consapevolezza con l'albero, ma la relazione del mio essere con quella dell'essere albero può avvenire solo attraverso la consapevolezza. Il togliersi dal centro del mondo ci ha permesso di riconoscere all'albero il suo potere divino, un Dio come me, che agisce attraverso le sue stesse determinazioni per tentare di diventare eterno. Con l'essere albero la questione è abbastanza semplice.
Quando incontreremo le forze che muovono l'universo, dovremo confrontarci con chi non ha che flebili riflessi nella ragione. Allora il discorso diventerà molto, ma molto più complesso. E questo è il togliersi dal centro del mondo. Francesco, spero di essere stato chiaro, perché sì, più di così non potevo. No, è stato molto chiaro, cioè proprio Claudio era appunto la capacità di rendere sintetiche molte cose, di esporle, di rielaborarle, di macinarle, di rimacinarle, di mescolarle con altre, e questo dovevamo riconoscere della sua capacità e del suo impegno in questo senso. Logicamente i nostri sono argomenti un po' difficili, soprattutto per chi è abituato in una visione monoteistica di vedere le cose, di affrontarle, ma d'altronde la nostra è una battaglia anche proprio per demolire le cose che ci sono. Io volevo appunto, rifacendomi anche una domanda che aveva fatto un'ascoltatrice sull'altra trasmissione, che chiedeva, riferendosi a Nietzsche, dov'è Dio? E io mi richiamo a Nietzsche, e in un suo aforisma diceva, che si chiamava Nove battaglie, diceva, si racconta che una grotta dell'India, dopo la morte di Buddha, si vide per molti, molti anni la sua ombra. Noi dobbiamo lottare finché nel mondo non c'è neanche più l'ombra di Dio. Cioè, proprio non porre un nuovo Dio, non creare un nuovo Dio, ma demolire quello che c'è perché uno possa essere libero, perché quello che c'è praticamente va a bloccare, va a restringere, va a limitare qualsiasi cosa. Ecco, ricordo che possiamo dare il via alle telefonate se Claudio sì, non ha... Sì, c'ho la segna stampa, ecco, io volevo pian pianino. Se hai qualcosa da dire... Sì, beh, tanto ecco, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 e le telefonate vanno in diretta. Ecco, io volevo anche richiamarmi un po' all'altra trasmissione, ad alcune trasmissioni di cui si parlava di New Age. L'argomento New Age è un po' di attualità, in quanto ci sembra che il Vaticano voglia fare un'enciclica contro la New Age. Sono problemi loro, perché in fondo la New Age è cristiani. Una cosa che invece si è taciuta, che è la più interessante, che nessuno ha riportato, è che gli indiani Lakota americani hanno fatto un comunicato contro la New Age. Cioè dicendo, noi che siamo ancora detentori, che abbiamo ancora la continuità, noi che siamo ancora gli indiani, noi siamo ancora i peli rossi, cioè noi siamo ancora questa gente, non tolleriamo che della gente che ha delle teorie astruse, assurde, venga a insegnare o venga a dire cosa noi siamo. E infatti loro anche, soprattutto hanno attaccato anche dei presunti gruppi pagani, loro hanno messo il loro comunicato, noi con certi gruppi che si definiscono pagani, che vanno a rimodellare su teorie assurde le cose, non andiamo d'accordo, e questo noi lo condividiamo, perché bisogna essere se stessi. Ed è soprattutto assurdo che qualcuno venga a prendere la nostra elaborazione, i nostri riti, vada a creare un qualcosa e lo spazi come nostro. Cioè, questo significa chiaramente che le persone devono essere se stessi e non devono prendersi a prestito nessuna cosa degli altri. Cioè, ognuno deve lavorare a qualcosa. Il problema New Age, Francesco, è molto complesso, perché è un'operazione sporca. Cioè, sì, beh, basta pensare che comunque... C'è tutto dentro, capisci? Cioè, sì, sì. C'è tutto e il contrario di tutto. Basta pensare che nel momento in cui è uscita la notizia che il Vaticano sembrava contro il New Age, subito i pensatori hanno detto, ma anche noi crediamo nel messaggio del Cristo. Immediatamente hanno detto, noi riconosciamo la validità del Cristo, cioè a questo punto sono cristiani. Logicamente è anche giusto che il Papa gli vada contro, perché d'altronde lui gli appartiene al monopolio delle cose e logicamente li andrà ad attaccare. Sì, fra di loro si possono anche le guerre di religione le hanno inventate loro, di conseguenza le continueranno a fare loro. Cioè, noi pagani e noi politeisti non andremo mai a fare una guerra di religione, proprio perché non abbiamo questi problemi. Io volevo aggiungere anche un'altra cosa. A parte questo discorso della New Age, una cosa che purtroppo non ho il ritaglio, comunque, noi certe volte diciamo che il modo di cambiare le cose, il modo di vedere le cose cambiano. Benissimo, è stata fatta una scoperta scientifica, rifacendosi alla meccanica quantistica, in cui è stato documentato dal punto di vista scientifico che se le cose vengono guardate, hanno un certo comportamento, e se non vengono osservate ne hanno un altro. Praticamente, usando delle particelle e degli osservatori elettronici, si è visto che se queste particelle venivano osservate, si disponevano a forma di onde e avevano un andamento regolare. Se non venivano guardate, si comportavano in maniera caotica. Io mi ricordo, c'erano delle formiche in un vecchio palazzo dove abitavo, no? C'erano delle formiche indiane piccolissime che non hanno tana, sono nomadi, no? In tutto il palazzo, e avevano la capacità che... da parecchi metri, nella misura in cui tu le guardavi, cioè le individuavi, vedevi tutta questa fila che automaticamente si bloccava. Cioè c'era questa capacità, diciamo così, ma da 6 metri, di controllare lo spazio, che è spaventoso. Sono, fa conto, formichine indiane, sono 2 mm, neanche 1,5 mm, forse di lunghezza.
e avevano la capacità di controllare lo spazio da 6 metri. Per cui... Sì, beh, basta pensare che in questo caso c'è questa documentazione che l'hanno fatta su delle particelle, di conseguenza non c'è neanche, come qualcuno direbbe, l'anima animale dentro, esatto. c'è proprio sono solo per chi è in una certa tendenza dice è soltanto materia, invece anche la materia, se è osservata, se è seguita, porta dei mutamenti. Il fatto stesso di osservarla, di conseguenza come noi la andiamo a osservare, le cose cambiano. Nel libro dell'Anticristo abbiamo detto che materia e energia sono la stessa cosa, strutturate in maniera diversa e percepite in maniera diversa, per cui è la stessa cosa, sì. Materia ed energia. Ecco, io volevo anche aggiungere una cosa, vorrei spendere due parole. Una rivista, cioè io ecco, non sono ateo, io sono abbonato comunque alla rivista Lateo, l'abbonamento costa anche pochissimo, perciò io direi che qualcuno valga la pena di farlo, perché costa 10.000 lire. L'indirizzo è UAR, casella postale 989 3500 Padova. Sul numero che c'è comunque, l'ultimo numero uscito, c'è una cosa interessante. Loro dicono, e adesso appunto do i numeri telefonici, di intervenire in un certo senso, di chiamare la RAI. E loro dicono, il numero telefonico 199 103 103 al costo di uno scatto urbano per protestare contro l'invadenza televisiva dei preti, dei loro riti e dei lunghissimi servizi sui viaggi del Papa. Il numero telefonico 199 108 108 al costo di un solo scatto urbano per proporre una trasmissione dove i preti monsignori, cioè per protestare contro le trasmissioni dove hanno troppo spazio i preti monsignori e dare lo spazio a chi non ce l'ha. Pronto? Di conseguenza, e questa è un'iniziativa molto, è un'iniziativa molto semplice, che è giusto appunto appoggiare e fare. Non richiede un grande impegno, non richiede grandi motivazioni e di conseguenza è un'iniziativa che si possono prendere. Un'altra cosa che è molto interessante è il discorso, ad esempio, della privacy. Ecco, allora, le pratiche sarebbe una campagna di bonifica statistica contro... Te lo passo a lui. Un attimo solo, Francesco, passo un attimino questa telefonata in privato. Io voglio andare avanti, poi Francesco finirà il discorso sul, sull'ateo. E, io qui ho il popolo dell'acquario, no? Per ritornare al discorso di prima della New Age, scusate questi salti, ma c'è un piccolo problema qui in radio. Fra le altre cose, e ce l'ho da cultura, dalla Repubblica del 26 febbraio 1998, l'accusa che si fa a New Age è: rinnega la cultura occidentale, è una forma sublimata di tossicodipendenza. Ricordo che il cattolicesimo e le religioni rivelate sono l'oppio dei popoli. Esalta il senso di onnipotenza di persone mediocri, cioè praticamente i mediocri sarebbero onnipotenti, come se i cattolici dei vertici, i vescovi, il papa non fossero dei meriti deficienti dal punto di vista della vita. Dopo dice, può essere strumentalizzata a fini politici e totalitari. Ricordiamo che questo è esattamente ciò che ha fatto per 1500 anni la Chiesa Cattolica. Cioè praticamente la Chiesa Cattolica sta girando alla New Age, sta accusando la New Age di fare ciò che lei stessa fa. Per cui è chiaro che a quel punto ci sarà una guerra in corso, indubbiamente. Perché devono contendersi quello che è lo stesso entourage, lo stesso giro. Andiamo avanti un attimino con no alla genetica che uccide l'embrione ha già un'anima. Ricordo che la Chiesa Cattolica concedeva l'anima alle persone dopo 3 mesi gli uomini e dopo qualche mese la donna, o viceversa, adesso non mi ricordo esattamente, per cui non riconosceva nemmeno al neonato l'anima. Adesso invece che la Chiesa Cattolica ha bisogno di riconoscere, di controllare gli esseri umani, ha bisogno di costruire controllo militare, riconosce l'anima, diciamo così, all'embrione, riconosce l'anima allo sperma, riconosce l'anima alle cose aberranti. E questo è in contraddizione con tutta la sua storia precedente. Perché? Perché in questo momento la Chiesa Cattolica ha necessità di controllo militare. Questo articolo
No alla genetica che uccide l'embrione e l'anima, voi tira contro la moderna selezione della razza, dice lui. E io invece parlo del diritto delle persone. Scusate un attimino, sì, perfetto. È del 25 febbraio 1998. Adesso lascio Francesco che continui il suo discorso e poi eventualmente andrò avanti con la rassegna stampa. Ecco, loro appunto propongono una campagna molto interessante che è la bonifica statistica. In base alla legge che esiste sulla privacy, si può cercare di chiedere la cancellazione dagli elenchi parrocchiali. È una cosa che va fatta perché basta pensare che soltanto sul discorso degli elenchi parrocchiali vengono retribuite delle cifre, vengono spesi dei soldi, fanno delle statistiche su dei credenti che non ci sono, di conseguenza è una cosa abbastanza comoda per loro avere degli iscritti di questo tipo e soprattutto dimostrano la violenza perché impongono l'appartenenza a un'organizzazione che tantissimi non condividono, insomma. Perciò, ecco, queste sono campagne che al limite noi andremo a riprendere, andremo a potenziare, andremo a rilanciare perché sono campagne Pronto? giuste e sono proprio campagne che dimostrano. Buonasera. Senta, qua parla Barbigian Guerino. Sì. Siccome che un giorno seguiamo per notare, ma non so chi che fosse, gli ha detto adesso, io dico. E ieri su quest'altra mi pare, su 700, beh insomma adesso non so dirgli. Siamo in diretta, signore, bisogna che telefono dall'altra parte, stiamo trasmettendo in E diretta. ora 777? Sì, esatto, Va bene. 700-777, Va ok, bene, arrivederci, grazie. salve. No, va bene. No, Ecco. ci sono i pranzi no, che stanno organizzando la radio per il 22 marzo e io sarò al pranzo del 22 marzo, per cui se qualcuno vuole farci un saluto io ci sarò con la famiglia. Va bene. Ecco, allora, proseguendo su quel discorso, dicevo che è un'iniziativa interessante e poi appunto voglio ricordare anche agli ascoltatori che c'è la possibilità, visto che comincia purtroppo la fase della dichiarazione dei redditi, della destinazione dell'8 per mille. Buonasera, sono Susanna. Ciao. Senti, volevo chiederti una cosa. Ho sentito prima che avete fatto un lungo discorso sugli alberi, no? Sì? Io posso fare una domanda? Sì? È che non sento niente. Adesso senti? No, cerco di. Adesso mi senti? Sì, Dimmi adesso sento, ecco. tutto. Ecco, volevo chiederti, volevo sapere se difendere gli alberi, cioè in maniera razionale, Sì? perché sa magari che il taglio degli alberi indiscriminato è male, no? Sì? Però senza una specifica predisposizione emotiva, no? Avrà lo stesso la capacità di interazione con gli alberi? Sì? Sì? Sì. Se magari potresti approfondire questo Sì, discorso. ti dico subito, se appena Francesco ha finito ti dirò due Grazie, parole. allora metto giù. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Sì, no, ma casomai non rispondi visto che ti ha fatto la domanda. Allora, niente, il discorso è questo. Noi siamo sempre chiamati dal mondo che ci circonda, cioè siamo sempre chiamati a intervenire nella vita, a prendere delle nostre responsabilità nella vita. Chiaramente, noi veniamo educati da un sistema sociale che a volte uccide il nostro sentire. Cioè, perché io, metto sempre l'accento sulla descrizione della ragione? Perché se non, noi non riusciamo a descrivere una cosa è come se quella cosa non esistesse. Però in realtà quella cosa esiste, è immanente a noi, cioè questo richiamo del mondo che ci circonda è immanente a noi. Solo che se noi siamo fissati nella ragione, cioè fissati nella scienza, fissati nella descrizione del mondo, nei numeri, eccetera, questo richiamo non lo sentiamo. Però la nostra azione, la nostra ragione può essere comunque influenzata. E ci porta ad agire comunque per il mondo che ci circonda, cioè gli esseri umani o determinano se stessi o vengono utilizzati per determinare. L'utilizzazione che subiscono non è solo quella del Dio padrone che ti mette in ginocchio e dei preti che ti utilizzano per i loro scopi, è anche quella del mondo che ti chiama a fare certe azioni. E non è che ti chiama a dire io sono Dio, tu fai questa azione, no, ti fa sentire la necessità che un'azione è importante. Per cui magari tu non ci arrivi con la conoscenza, però riesci a ragionare, riesci a costruire delle motivazioni sufficienti per agire in un certo modo nel mondo. Per cui anche il fatto di agire razionalmente o per logica comporta una relazione comunque magica col mondo, solo che non entra nella descrizione, cioè non riesci a descriverla, non riesci a farla funzionare in maniera razionale. Però di fatto tu vai a costruire un comportamento che è comunque razionale e che ti porta a realizzare che tagliare alberi indiscriminatamente, tanto per fare, è una cosa che non ha senso. Tant'è
Per cui tu arrivi a fare questo ragionamento e questo ragionamento diventa tanto più importante quant'è la magia che percepisci in realtà del mondo che ti circonda. Cioè noi siamo comunque esseri magici, anche se la nostra ragione tende a chiuderci nella razionalità, in una presunta razionalità, che poi è follia, non è razionalità. Sì, ma basta pensare sul discorso degli alberi, che sono un discorso molto importante anche appunto dal punto di vista sia anche diciamo della concezione religiosa e anche della concezione di vita. Ad esempio negli Stati Uniti esiste un gruppo poco conosciuto che si chiama Earth First, e questi arrivano addirittura a fare delle campagne di sabotaggio verso quelle grandi multinazionali che vanno ad abbattere il legname. Cioè loro arrivano al punto di andare nelle foreste che sanno che verranno abbattute in maniera indiscriminata per fare delle cavolate, per creare una nuova strada, e vanno a inserire all'interno dei vari alberi che hanno abbattuti ad esempio dei chiodi di granito in maniera da impedire che con le motoseghe possano essere abbattuti. Cioè questa è una forma di sensibilità esasperata portata al massimo che si traduce in comportamento. Basta pensare che ad esempio invece per i monoteisti le piante vanno annientate perché rappresentano delle divinità. Basta pensare a tutto quanto quello che è stato fatto. Il taglio dei boschi sacri in Lituania è stata l'ultima resistenza. Sì. Basta pensare che, ad esempio, anche nella stessa Italia, ad esempio, dopo il crollo dell'impero romano, pur essendoci un decadimento della popolazione e diminuendo la necessità di legna sia per costruzioni sia per altri usi, ci fu un abbattimento impressionante dei boschi, proprio perché i boschi la strage del lupo. Cioè erano proprio boschi che per loro erano boschi sacri, per di conseguenza rappresentavano qualcosa per i pagani, e di conseguenza ci fu appunto la distruzione fisica di questo posto. Cioè per i cristiani questo era ammissibile, perché loro dicevano il mondo è impuro e noi lo dobbiamo santificare, di conseguenza portare qualcosa dall'esterno verso questo mondo. Per il pagano il mondo è sacro, di conseguenza come l'uomo ha un valore, anche il mondo ha un valore, anche l'albero ha un valore. Di conseguenza gli antichi pagani avevano tipo le driadi, le amadriadi che vivevano dentro gli alberi, che avevano una vita limitata, d'altronde, perché erano legate alla vita degli alberi, la vita degli alberi non è infinita, di conseguenza queste divinità avevano una vita inferiore, cioè seguivano la vita degli alberi. Di conseguenza però loro questo riconoscimento, questo sapere, questa conoscenza che dicevano l'albero ha una propria vita, ha una propria potere, ha una propria immagine, non gli impediva di utilizzarlo, solo che l'utilizzazione che facevano era più legata alle loro necessità, cioè non andava fatta in maniera superflua o eccessiva o di spreco, andava utilizzata per le necessità, e logicamente si tendeva a creare degli spazi in cui poteva essere utilizzata la legna, poteva essere utilizzato l'albero, però c'erano dei boschi che erano sacri, che erano inviolabili. Basta pensare che ad esempio in tutto il paganesimo c'è sempre una concezione ad esempio del bosco o della foresta come sacra. È stato solo nel Medioevo, con l'avvento del cristianesimo, del monoteismo, in cui i mostri sono stati collocati all'interno delle foreste. Ma questi non erano mostri reali, non erano mostri sostanziali. Era l'inconscio che andava a proiettare quelle rimanenze di satiri, di forme pagane che erano all'interno del bosco. E perché li mettevano in simbosi? Proprio perché c'era la capacità dei pagani o degli ultimi stregoni di percepire questo collegamento con il mondo. Cioè, proprio perché i pagani avevano sempre un collegamento con tutti gli oggetti, soprattutto con gli alberi. Basta pensare quanti alberi erano sacri, cioè quanto era considerato fondamentale l'albero, veniva rispettato. D'altronde, il fatto stesso dell'esistenza degli alberi era significativo proprio perché era una manifestazione di divinità diffusa e che dava qualcosa che permetteva di aiutare. Tanto per fare un semplice esempio, questo rispetto per gli alberi non apparteneva soltanto a una visione imposta o dovuta, ma apparteneva appunto a una conoscenza insita nell'uomo, cioè nel senso che non c'era bisogno della trasmigrazione, della comunicazione, cioè ogni uomo percepiva questo, di conseguenza non aveva bisogno che gli fosse insegnato, cioè non esisteva una Bibbia pagana che ti diceva questo. Ecco, sì. Non esistendo, hanno fatto quello che hanno voluto, no? Esatto. Distruggi una generazione e la salti, no? Sì, ma difatti, ecco, volevo anche ricollegarmi a una cosa molto simpatica, che visto che siamo anche vicini. Allora, 7.40, mi raccomando. Sì, l'8 per 1000. L'8 per 1000, mi raccomando, firmate per lo Stato. Farà anche schifo, ma firmate per lo Stato. Un giorno faremo usare i fondi in modo diverso, forse. Ecco, una cosa è molto, molto divertente. Molti ascoltatori, molte persone vanno a difendere la presunta validità della Bibbia come testo, come parola di Dio, come trasmissione. Benissimo. Io per caso ho trovato un'informazione molto interessante. Allora, quando si giunse a stabilire che la Bibbia era parola di Dio ed era immutabile, l'8 aprile del 1546,
quando con 20 voti favorevoli, 15 contrari e 16 astenuti, cioè se facciamo la somma degli astenuti e dei contrari siamo a 31 contro 24, il Concilio di Trento emanò il decreto De Canonici Scripture, nel quale per la prima volta nella storia della Chiesa il problema dei contenuti della Bibbia era fatto assoluto articolo di fede e ratificato da anatema. 1546, l'8 aprile. Rettificato da anatema significa che se un cristiano mette in dubbio una sola virgola della Bibbia, la validità divina della Bibbia, è automaticamente un eretico. E se non fosse stato per noi, cioè per tutti gli apprendisti stregoni sono stati bruciati nella storia, verrebbe bruciato come eretico. Cioè mettere in discussione un passo della Bibbia, non coincide con un passo della Bibbia, ogni cristiano sarebbe sui roghi. Questo ricordatevelo bene, eh? Anatema, questo qua è dogma della Chiesa Cattolica. Per cui ogni cattolico che non crede il 100% nella Bibbia, nella sua assolutezza, nella sua precisione assoluta, sarebbe bruciato sui roghi. Sì, ecco, anche... compreso l'amico Michele, che sta arrivando in questo momento, Michele che è cristiano, ma che lui del cristianesimo gli piace solo le robe sue, sarebbe bruciato sui roghi come eretico. Sì, ecco, tanto per dare una citazione molto divertente sulla cosa, se qualcuno ha l'occasione di vedere un film di Buñuel che si chiama La Via Lattea, e sì, appunto il film La Via Lattea di Buñuel... Sì. Ma siete una passua di ignoranti, dei porchi, reccioni, reccioni, tutti reccioni, tanto ignoranti, de scuola e a terza età. De scuola e a terza età. Perché si c'è fa in drio di tanti anni voi altri. Avete, cioè, abbiamo voluto mettere in onda questa telefonata e registrarla per riuscire a capire a che livello che sono i cattolici. Cioè, un cattolico può soltanto parlare in questo modo. Ciao Michele, ti abbiamo appena citato. Ecco. Se non fosse stato per noi, saresti già stato bruciato. Ecco. Sì. Allora, gli do una buona notizia a questa signora che è così contenta. Allora, i trapianti di testa sulle scimmie condotti dal professore americano Robert White non provocano reazioni negative da parte del Vaticano. Il giudizio supportato dal fatto che il neurochirurgo è anche membro onorario della Pontificia Accademia delle Scienze. L'ho già data questa notizia. Ah, l'avevi già data? Probabilmente la signora ne avrà bisogno. Esatto, di conseguenza potrà chiedere al Vaticano di congelare tutte quante le teste dei preti morenti e farle trapiantare su gente che non è convinta. Sì, aspetta un attimo però Francesco, adesso ti interrompo un attimino, perché sempre sulla Repubblica, la Repubblica del 25 febbraio, quello no alla genetica che uccide l'embrione, eccetera, eccetera, c'è un'affermazione di Monsignor Sbreggia. Fermiamo i nuovi Hitler, dice questo Monsignor. I nazisti eliminavano gli handicappati già nati. Oggi invece si interviene prima. Vi ricordo dall'abbandono dei bambini nel Medioevo, che vi ho già citato, che qua il libro non ce l'ho in questo momento, che l'handicap dei bambini era dovuto per il fatto che i genitori avevano peccato, avevano fatto all'amore i giorni di domenica, nei momenti proibiti, eccetera. Per cui questo qua, signor Breccia, è un bugiardo, un lazzarone, un fetente, un figlio di puttana, un pezzo di merda, un criminale, un lazzarone. Perché lui intanto rinnega i suoi dogmi e rinnega tutto quello che c'è stato precedentemente. Ma non dice che quello che c'è stato precedentemente fu un errore, no. Lui usa tutte le porcherie fatte precedentemente, le assolve e accusa le donne di volere libertà, affermando che l'embrione è l'anima, quando la Chiesa ha sempre affermato che l'anima nei bambini entrava in maniera tarda, cioè in pratica sta colpevolizzando chi non si può difendere. È la cosa più aberrante che ci sia. Vai Francesco. Ecco, no, su questa cosa vorrei aggiungere un argomento interessante. Purtroppo non ho il ritaglio, comunque era del Corriere della Sera. Allora, voi tutti quanti sapete, o una parte sanno, che esiste una malattia che si chiama la sindrome del Golfo. Praticamente è quella che ha colpito molti militari americani e molti militari inglesi che hanno combattuto nella guerra del 92 in Iraq. E queste persone hanno riscontrato delle anomalie genetiche, soprattutto sia per i gas presunti che gli erano distribuiti, sia per le vaccinazioni fatte con dei vaccini non sperimentati contro le armi chimiche, sia per l'utilizzo da parte delle forze alleate nel Golfo di sostanze tipo l'uranio impoverito nelle munizioni. E moltissimi di questi hanno contratto delle deformazioni genetiche e hanno generato dei figli handicappati. Benissimo.
Cosa è successo? Il Corriere della Sera riportava un'intervista a una di queste famiglie, diceva che essendo cattoliche si è rivolta per avere una spiegazione o per avere un conforto dal parroco. Il parroco gli ha risposto che quella era una punizione di Dio, testuale, casomai vi riporterò la citazione, e che appunto Dio interveniva in questa maniera proprio perché doveva punire il loro comportamento. Praticamente marciava, sfruttava un fatto successo di un uso improprio delle armi, di sostanze nocive, di vaccini non autorizzati, dati all'insaputa, per poter sottomettere questa persona. E cosa significava però? Cosa fanno i cattolici? Dicono se queste persone contraggono una malattia, una deformazione genetica, devono averli figli stesso, perché loro considerano il diritto del Dio di avere la vita. Di conseguenza, proprio perché per loro possono benissimo disporre degli uomini come dei pezzi, cioè praticamente il paganesimo ha una concezione dell'uomo incompleta. Per i cristiani l'uomo può essere affettato, cioè come ad esempio non condannano il trapianto della testa, il trapianto di teste, e io voglio ricollegarmi anche a un fatto di attualità. Il fatto ad esempio di quel bambino che è nato ad esempio a Torino senza encefalo, lì c'è stata la lettera del Papa che diceva che doveva portare al termine la gravidanza, è stato incoraggiato. E giustamente qualcuno ha detto tra la Chiesa e la scienza, tornando al punto di partenza, non c'è alcun dramma, non c'è alcuna separazione. Perché disse ad esempio Severino fa, dimmi, una morale laica. Senti, io in questa trasmissione, cioè tempo fa, ho sentito che parlavate, cioè non voi, un altro speaker, parlava di Ferdinando da Lisbona. Mi sai dire qualcosa? No, non ti so dire niente. Praticamente questo sarebbe Sant'Antonio da Padova, si dice che abbia... Dovevo raccogliere delle informazioni per un radioascoltatore su Sant'Antonio, però non ho avuto la possibilità di farla. Hanno fatto una trasmissione sull'argomento, sì. Ma non so con chi e non so chi ci fosse. Me l'hanno riferita, però non ho maggiori informazioni. Mi sembra che sia stato... Sì, beh, era su Sant'Antonio. Beh, sì. Per essere santi devono essere tutti dei grandi criminali, cioè nel senso... penso bisognerebbe che parlassi con quello speaker, sai. Niente, se vuoi i nostri punti di vista è un po' più pesante, insomma. In che senso? Sì, beh... Cioè nel senso che ogni volta che la Chiesa Cattolica fa santo qualcuno fa un'operazione politica. Ecco, un'altra cosa, mi levi una curiosità. Cosa ne pensi di Madre Teresa, visto che... Mamma mia, ancora! Che è una criminale, l'ho già detto un sacco di volte. Madre Teresa, davvero? Sì. Io avevo un'altra opinione. Allora ti spiego rispiego un'altra volta ancora. No, perché io non ho sentito che tu hai... Te la rispiego per radio, va bene? Ok, ciao, saluto. Allora, ripetiamoci un'altra volta ancora. Perché dal mio punto di vista Madre Teresa di Calcutta è una criminale? Perché lei cosa ha fatto? Lei è andata in giro per Calcutta, ha preso le persone disgraziate e le ha nascoste dentro a dei lager che lei ha chiamato ospedali e li ha fatti morire là dentro. Là dentro non si cura assolutamente niente, si va là solo per morire. In pratica ha detto, visto che c'è questa grande contraddizione nella società indiana, io vi nascondo la contraddizione e voi continuate a fare i vostri porci comodi. Però nel frattempo ha dato alla Chiesa Cattolica un'arma con cui intervenire, con cui far pressioni all'interno della società indiana. I suoi non sono ospedali, è solo un posto dove la gente veniva portata per morire. Tant'è che Teresa di Calcutta, quando si è ammalata di cuore, è andata ad operarsi in America. In America l'hanno operata di cuore, non nei suoi ospedali. In un comportamento umano, una persona civile, una persona corretta, una persona che ama il genere umano... Se esistono delle contraddizioni in un sistema sociale, rimuove quelle contraddizioni, non le nasconde. Il nascondere le contraddizioni come arma di ricatto è un fare cattolico. Vi dirò di più. Totò che visse due volte, il film che è stato censurato su pressione della Chiesa Cattolica. Dopo al limite vi leggerò le pressioni della Chiesa Cattolica. Perché? Perché metteva in luce lo squallore di vita degli strati sociali più bassi. Mettere in luce lo squallore di vita degli strati sociali più bassi significa stimolare la rimozione delle cause che portano a vivere nello squallore. Questo la Chiesa Cattolica non lo può tollerare. Lei non può tollerare che si prendano delle iniziative per non spacciare eroina, perché la Chiesa Cattolica gestisce i centri per riabilitazione della droga e sono delle armi di intervento sociale, per cui ogni volta che qualcuno proporrà delle ricette per uscire dallo spaccio dell'eroina, lei si porrà contro.
come si porrà contro a chi tenta di rimuovere le contraddizioni che procurano la miseria, che procurano il malessere sociale e tutto il resto. Tutta la storia della liberazione umana dal 1789 ad oggi ha visto la Chiesa cattolica nel mettere in ginocchio le persone, nel privare le persone del benessere. Vai Francesco, sì, prima che ormai mi sto prendendo con la mano. Ecco, io appunto ricordo sempre il numero telefonico che è 049 700 700 per intervenire in trasmissione. Ah, ma guarda che lo conoscono per spernacchiarmi, sai. Ah, lo conosco, va bene, sono contento. Beh, casomai faremo anche noi qualche pernacchia a qualcuno, no, che chiama. Okay. Soprattutto quelli che i contestatori se la meritano, è quello che vogliono. In fondo sono dei masochisti, perciò insomma è quello che vogliono cercare. No, ecco, quello che volevo anche accennare è questo. La maniera più classica per i monoteisti di affrontare un problema è quello che quando si pone il problema di cervellarsi come lo può aver inteso Dio o come cosa significa. E la cosa più semplice è cercare di reagire, cioè di reprimere questo problema, non di affrontarlo, di risolverlo. Di conseguenza, perché non è possibile per loro fare delle proposte per risolvere un problema? Perché avrebbero il problema dell'interpretazione della volontà divina. Siccome questa volontà divina non esiste, e poi questa volontà divina è sempre a disposizione, cioè praticamente è come la puoi girare da qualsiasi parte, come un timone va da qualsiasi parte, sarebbe sempre qualcuno che avrebbe a dire ma no, ma Dio intendeva un'altra cosa. E di conseguenza giù botte, giù guerre di religione, giù odi, giù contrasti. Di conseguenza sarebbe per loro veramente grave, sarebbe una forma di divisione, cioè il proporre la soluzione a un problema significa chiaramente che gli altri si devono pronunciare su questo problema, cioè significa chiaramente tentare di risolverlo. Io ricordo sempre che è meglio fare pentirsi che non fare pentirsi, cioè questo è un detto chiaro. Di conseguenza, se loro proponessero qualcosa per affrontare qualsiasi problema, sarebbe il problema, cioè dovrebbero entrare in discussione e verrebbero verificati, cioè, sulla loro proposta. Un pagano non ha un problema, quando non si pongono i problemi, si presentano delle situazioni, queste situazioni vanno affrontate, vanno risolte. Cioè, è come io mi trovassi di fronte, ad esempio, a una diga che perde acqua, non posso mettersi il dito come nelle fiabe e bloccare l'acqua, devo trovare il sistema che le dighe non facciano acqua, perché prima o poi la falla si allarga e allaga tutto. Di conseguenza un pagano dice, vabbè, se questa diga perde acqua, la diga è fatta male, ne costruiamo un altro, andiamo a ricostruire, andiamo a tapparla e non stiamo a sacrificare gente col ditino che chiude, anche perché appunto più si accumulano i problemi e meno sono risolvibili. Di conseguenza il problema nostro non è quello di proporre qualcosa, perché noi è naturale affrontare la cosa ed è facilissimo. Dimmi, se te ne sono prima che parlare della sacralità delle piante. Sì? No, e cos'è la sacralità? Cioè serve solo per far fuoco? Vabbè, se per te è questo sia. No, volevo capire cosa che ti intendevi. Vabbè, se questo è quello che pensi, questo sia. Non ho altre risposte da darti. Bon, va bene, grazie. Cioè, chiariamoci una cosetta, io ho sempre detto una cosa, noi ci arrendiamo soltanto davanti alla violenza fisica, Francesco dice combattiamo però, e ci arrendiamo davanti alla fede. Per fede non intendiamo soltanto la sottomissione al macellaio di Sodoma e Gomorra o alla religione cattolica, intendiamo anche la sottomissione alla descrizione della ragione, cioè se una persona non riesce a trovare la coscienza della pianta, sono fatti suoi. Per lei la pianta sarà solo legna da tagliare. Se una persona non riesce a trovare la coscienza del cielo, la consapevolezza del cielo, per lei il cielo sarà solo aria da inquinare. Se una persona non riesce a trovare la coscienza della terra, la terra sarà solo un pezzo di fango che viaggia nello spazio. Questi sono problemi che ha quella persona, noi là non possiamo disquisire. Beh, sul discorso che noi pagani ci fermiamo di fronte alla violenza, io dico sempre combattiamo. Infatti, ecco, prima. Ciao, Claudio, sono Marco. Ciao Marco. Senti, ma io mi sono stupito invece di questa telefonata, no? Invece dell'ignoranza della persona che ha dimostrato, perché se lui dice che una pianta non può essere considerata sacra perché secondo lui la pianta, l'unica validità che ha una pianta è per il fatto che è destinata a essere bruciata. Non ha detto una cosa offensiva dal punto di vista anche, non so, del concetto che avete voi, tra virgolette religioso, ma come si fa a pensare, a sapere solo che questo, cioè non è una mancanza di anche di conoscenza? Credo che la pianta, soprattutto la pianta, guarda, una delle considerazioni e delle cose che dovrebbe sapere è che produce ossigeno, che oppure serve allo scambio, no, nell'atmosfera. Ha mai sentito dire che se distruggiamo il polmone della foresta amazzonica
rischiamo tutti di morire soffocati o perché non abbiamo ossigeno, o secondo loro, questo mi piacerebbe sapere, io non voglio mettere in polè, ma mi piacerebbe sapere da questa gente che dà queste risposte, secondo loro come si comportano o come o cosa pensano di fronte a notizie di questo genere, quando dicono, non so, si metteranno a ridere, farà ridere loro, quando dicono che distruggere la foresta amazzonica significa rischiare, no, che i nostri polmoni non avranno abbastanza ossigeno nei prossimi anni da respirare. Vabbè, non è mica che mi metto a piangere tutto il giorno perché dicono questa cosa, ma si rendono conto della gravità di questo o fa solo ridere questo? Perché se no, se fa solo ridere, meglio che mettiamo su una trasmissione di barzellette e ridiamo per qualche altra cosa. Meglio forse. Guarda, con 5.000 lire compriamo un libro di barzellette, guarda, e un'oretta e mezza che fate, ne leggete una cinquantina, guarda, moriamo da ridere tutti quanti. Insomma, ma scusa, no, mi sono un po' indignato, tutto qua, perché dire che la pianta serve solo per essere bruciata, se l'ha detto in modo provocatorio, perché non credo che non sappia altre cose sull'importanza della pianta, no? Che poi se uno vuole arrivare a dire per me la pianta è sacra, sono affari suoi, io non vedo cosa fa di male uno perché dice per me la pianta è sacra, anzi forse avere un po' più di rispetto verso la natura vorrebbe dire recuperare quell'equilibrio che abbiamo perso e questo è innegabile. Ciao, vi saluto. Ciao, grazie, ciao. Ecco, io volevo aggiungere una cosa, cioè, come noi diciamo che le cose sono sacre, le cose sono fondamentali e qualsiasi cosa cambia, cioè anche il mondo che è circostante influisce sull'uomo. Io ho qua una notizia che dice, secondo un antropologo inglese, c'è una precisa correlazione tra gli eventi climatici e la diversificazione del linguaggio, e che infatti hanno chiamato l'articolo fare dalle nuvole piovono parole. In Africa occidentale, nell'area tra il Senegal e il Camerun, sono presenti oltre 700 forme linguistiche. Questa densità sarebbe da mettere in relazione all'alto grado di precipitazioni. Cioè, questa è una risposta indiretta di dire, cioè, la pioggia ti bagna soltanto, annaffia soltanto i campi. No, la pioggia è anche una forma di diversificazione culturale e linguistica. Cioè, logicamente, chi vede che nella pioggia soltanto una cosa insignificante, solo una forma di acqua, vabbè, la può vedere, per noi sappiamo che è ben diversa. Tu sai che c'è quello scienziato in carrozzella. Allora, ha risolto uno, sembrerebbe, io non sono competente per farlo, una delle cose che non andavano sulla teoria della relatività, no? Cioè, inizialmente, quant'era grande l'universo prima del Big Bang? Era grande pochi centimetri, era grande come una pallina. In Orfeo, cioè questo dice lui, no? In Orfeo, no? Nella filosofia orfica, è l'uovo che viene messo incinto da Eros e che costruisce il caos. Per cui sì, beh, basta pensare, cioè, ad esempio, il paganesimo è arrivato molto prima, diciamo. Sì, ma basta pensare che ad esempio nella mitologia indiana abbiamo l'uovo cosmico, che viene fecondato dalla lingua della mucca che con la sua saliva salata lo feconda. Cioè, beh, la teoria dell'uovo cosmico in moltissime mitologie di tipo pagano, cioè, ma questo non è un problema, insomma. E io vi posso assicurare che potete anche andarvele a vedere queste cose, cioè, c'è la possibilità anche di andarsela a vedere. Va bene, cosa vado? Vado avanti, ecco, Francesco? Io volevo aggiungere una nozione, no, che è appunto... prima si diceva sul lottare. Claudio diceva, noi pagani di fronte alla violenza ci ritiriamo, ci sono anche i pagani che lottano. Io ho trovato una notizia, che purtroppo queste notizie non escono sui giornali italiani, è su un giornale francese.